Il Terracina di Mister Celestini coglie 3 punti di importanza capitale al Pera, imponendo il primo stop stagionale al San Cesario di Mister Perrotti. Gara lenta e dalle protratte fasi di studio. Al nono prova a svegliarsi Snardo, ma Matera se la ritrova tra le braccia. È il 18esimo, il minuto nel quale il match cambia. Sulla punizione dalla destra, Ortega si allaccia con D'Ambrosio e finisce a terra. Il direttore di gara giudica l'intervento del capitano rosso-blu falloso ed indica il dischetto. Dagli 11 metri, D'Agostino la piazza proprio nell'angolino, rompendo gli equilibri e portando Di Grotti in avanti. La risposta del San Cesario però non tarda ad arrivare. Passano appena 3 giri di lancette e prima che Gissi batta intelligentemente un calcio di punizione da 30 metri. Al resto pensa Merlonghi, che completa lo schema con una semirovesciata che fa impazzire il Pera e riporta in parità la sfida. Che Merlonghi sia il più in palla dei rossoblù, Di Loredi se ne accorge anche al 31esimo, quando deve andare in terra per bloccare la botta da fuori del numero 7 di Perrotti. Dalla parte opposta invece la mina di Paulis non fa cilecca. Dalla bandierina botta fa da sponda per il numero 8, che al volo disegna una parabola precisa per centrare il 7. La ripresa inizia ancora con un guizzo di D'Agostino, sulla quale però Matera risponde presente. Dalla parte opposta è invece Pasqua a gettare all'ortico una buona chance, cacciandolo prima sull'imbeccata del solito Merlonghi. Al 23esimo per il San Cesario le cose sembrano mettersi bene, quando Benedetti spintona ingenuamente Merlonghi, prendendosi così il secondo giallo del suo incontro e la conseguente espulsione. Sul calcio di punizione che scaturisce dal rosso al numero 15 di Grotto, Merlonghi cerca la testa di D'Ambrosio, senza però che il centrale di Perrotti riesca a centrare il bersaglio. Sorte migliore non conosce neanche Merlonghi al 25esimo, quando il suo destro da ottima posizione viene respinto addirittura da un incognabile Sopcic in fase di ripiegamento. La serie di errori rosso-blu viene scontata allora alla mezz'ora, quando D'Agostino è praticamente impeccabile sulla punizione dal limite, levando qualsiasi ragnatela presente nella porta del Pera e rendendo vano il volo di Matera. Nel finale però il San Cesario, forte dell'uomo in più, prova invano a raggiungere il pari. Al 36esimo la punizione di un incredibile Merlonghi trova la sponda sul secondo palo, sulla quale Maione prova a piazzare la zampata, svettata da un super di Loreti. Al 42esimo l'ex estremo difensore della Lupa Roma trema nuovamente, quando Maione non arriva di un soffio sul diagonale di Sorrentino. Finisce 1-3 con i ragazzi di Celestini, che possono anche omaggiare la memoria di Gigi Avena, tifoso di Grotto, prematuramente scomparso una settimana fa. Da qualche parte il Terracina lo ha sicuramente fatto gioire.